Noi del coordinamento antispecista abbiamo voluto organizzare questo evento proprio qui all'ex mattatoio, questo luogo di morte, per riportarlo a una nuova dimensione, una dimensione di vita, una dimensione di per far conoscere la sofferenza che si nasconde dietro i prodotti di origine animale. Per questo cerchiamo di far arrivare la nostra voce ad un pubblico più ampio possibile e risolvere le problematiche che certe volte si credono insuperabili per poter aderire ad un'alimentazione senza prodotti di origine animale o derivati. Quindi per questo adesso faremo anche una conferenza con il dottor Paolo Bianchini, nutrizionista biologo, che gentilmente è venuto fino a Roma da Perugia per parlarci di celiachia e nutrizione vegan e risolvere tutti i dubbi e le perplessità che si possono avere. Grazie Paolo di essere qui. Grazie Marina, grazie a voi tutti. Se siete d'accordo io mi alzo in piedi, mi muovo un po' che sono stato seduto fino adesso in macchina, ce la faccio più. Anche perché poi bisogna consigliare l'attività fisica, no? Quindi almeno la fatica di stare in piedi. Allora, oggi io ringrazio Marina di avermi affidato un argomento assolutamente semplice, cioè quello di coniugare quella che è una scelta, cioè una dieta vegetariana vegana. Io ho intitolato la conferenza dieta vegetariana per essere un pochino più inclusivo. Perché il glutine è così importante? Perché dal punto di vista tecnologico il glutine ha delle proprietà insostituibili. Queste caratteristiche reologiche significa che sono a favore dell'industria alimentare. Tutta la tecnologia del pane, dei biscotti, della pizza, di quello che volete, della pasta ovviamente, è tutta disegnata sul glutine. Che cos'è il glutine? Il glutine non è una proteina, è un complesso di proteine formato da due famiglie di proteine che vengono da questi cereali qui. Frumento certamente, non solo, segale, farro, spelt, tettikale più rari, kamut, orzo, bulgur per i vegani, che è un altro, il couscous. Couscous è come la pasta, semola in grano duro. Come si forma il glutine? Il glutine si forma quando mettete insieme, quando fate l'impasto. Cioè, è formato da due famiglie di proteine, che sono le prolammine, che hanno una forma, vedete, globulare, a pallina, e hanno queste proprietà viscose, vedete come si comportano. Quando le mettete insieme alle gluteline, che hanno invece una forma filamentosa, con proprietà elastiche, e fate l'impasto, cioè aggiungete acqua ed energia meccanica, fate il glutine, elasticità, deformabilità e tenacità. Avete mai fatto il seitan a mano? Il seitan si fa come il pane, si fa l'impasto del pane, solo che invece che aggiungere il lievito buttate l'impasto in acqua, lavate finché non c'è più l'amido. Quello che vi resta in mano appiccicoso è il glutine e poi quello lo cuocete. Che ci fanno col glutine? Caratteristiche elastiche e plastiche, abbiamo detto, fondamentale per le industrie. Capacità di trattenere altre molecole e stabilizzare gli alimenti, quella che interessa più alle industrie, cioè le industrie fanno il prodotto oggi e lo vogliono vendere anche fra 4 mesi, 6 mesi, senza doverlo continuamente rifare. Quindi durano di più, si chiama shelf life, cioè la durata, la vita del prodotto sullo scaffale del supermercato. È estremamente stabile a temperatura e stress termici, tanto è vero che se avete il pane raffermo, lo bagnate, lo scaldate e poi torna fresco, perché si riattiva il glutine. E che succede? Nell'impastamento avete la formazione del reticolo, quel reticolo che abbiamo visto, no? E in quelle maglie si imbriglia l'aria e i grammi di amido. Quando mettete il lievito, lui fermenta l'impasto, l'amido, e produce due prodotti che sono
l'etanolo e l'anidride carbonica. L'etanolo poi quando cuocete l'impasto evapora, mentre quando fate la birra è importante che rimanga lì. Mentre l'anidride carbonica durante la cottura che fa? Si espande, resta intrappolata nelle famose maglie e l'impasto lievita. Poi nella cottura ci avete l'imbrunimento, dato da una reazione chimica un po' difficile che si chiama reazione di Maillard, e quindi viene fuori questa parolaccia: coagulazione del reticolo glutinico e stabilizzazione della struttura, il pane. Il glutine che cos'è? Abbiamo detto che rappresenta la frazione proteica del frumento e degli altri cereali contenenti queste due proteine che poi formano glutine. È sbagliato dire che il frumento contiene glutine, non lo contiene, lo si forma dopo. Farro lo stesso, quindi è, diciamo, tecnicamente sbagliato, poi però anch'io lo dico, il farro contiene glutine. Non ha un elevato valore biologico, cioè il valore biologico è la capacità di una proteina di soddisfare il nostro bisogno di aminoacidi essenziali. Il glutine si presenta povero di questi due aminoacidi, la lisina e la metionina, che sono molto importanti. La lisina ha anche una capacità antivirale, insieme allo zinco, ma ha una funzione tecnologica cruciale, per cui tutta la tecnologia, abbiamo detto, che dipende dal glutine. Vedete che l'apporto medio della dieta di un adulto del glutine è anche molto alto, anche 30 grammi al giorno, anche molto alto, poi secondo le abitudini alimentari di ciascuno. Ecco, qui vi ho riportato la composizione aminoacidica di alcuni cereali. Vi ho preso come riferimento, qui non si vede, la soia, che vedete ha il valore di lisina più alto, però è un legume la soia. Però sapete che la soia nel mondo vegetale è presa un po' come riferimento della qualità proteica, degli apporti proteici. Quindi c'è il valore più alto. Vedete che il valore più alto di lisina nei cereali è nell'avena. Adesso ne parliamo un attimo dell'avena. E i cereali sono poveri anche di triptofano. Ecco qua, vedete che non sono poi tanto ricchi. I legumi ne hanno di più. L'avena, rispetto agli altri cereali, ha un maggior contenuto di proteine e di ferro. E questo è importante per i celiaci, perché i celiaci sono spesso accompagnati dall'anemia, un'anemia incoercibile ai quali apprende il credito di ferro. Abbiamo visto il contenuto di lisina e può essere utilmente impiegato nell'alimentazione umana, solo che tradizionalmente non lo si fa, perché è arrivata dai cavalli. Allora dice che mangi roba di cavalli, come quando io mi diverto tanto a mettere nelle diete degli onnivori il miglio, perché poi così mi dicono: ah, ma dopo come gli uccellini, mi diverto proprio tanto. È buonissimo, sì. C'ha questo meraviglioso rapporto grassi-saturi-saturi a favore degli saturi, che sono quelli che proteggono l'apparato cardiovascolare, e c'ha questa ricchezza di fibre subi, anche dei famosi, che oggi se ne parla sempre di più, dei beta-glucani, che sono degli straordinari modulatori del sistema immunitario, quali un po' nella celiachia il sistema immunitario è tutto per aria, e anche abbassano molto efficacemente il colesterolo. A volte nella celiachia c'è anche ipercolesterolemia. E per il celiaco? Per il celiaco se ne fa un gran discutere intorno all'avena, perché in alcuni paesi l'avena viene consigliata ai celiaci senza nessun problema. Scusate, io preferirei essere senza microfono, capite? Però in Italia no, e questo è secondo me una cosa un po' politica dell'Associazione Italiana Celiachia, perché viene detto che l'avena è contaminata. No, l'avena è provato a essere senza glutine. Poi se voi me la macinate dove macinate il frumento, è lo stesso problema che avete con il riso, con il mais, quindi è la stessa cosa. Se voi riusciste a trovare un'avena non contaminata, come celiaci potreste mangiarci. Ci sono celiaci? Oltre a Fabrizio, poverino. No. Tutti laggiù, tutti in punizione. Sì. Oh, la dieta senza glutine, che vuol dire? Dieta senza glutine vuol dire escludere in maniera rigorosamente cronica, vuol dire tutta la vita, tutti i cereali contenenti glutine. Questa figurina mi è piaciuta molto, perché c'è l'alberello con il lato del sì e il lato del no. Questa avena, che è qui dal sì,
Io la metterei, in base anche alla sensibilità personale di ciascuno, come una fogliolina autunnale che si stacca, in dipendenza della capacità di trovarla non contaminata e della sensibilità personale. Ecco, libera assunzione degli altri alimenti, ho messo in grassetto quelli che vengono esclusi nella dieta vegetariana vegana. In tante altre occasioni ho raccontato del perché è importante eliminare questi alimenti di origine animale. Magari oggi ne parliamo un po' di sfuggita. Il motivo principale è che gli alimenti di origine animale, in particolare latte, alimenti che derivano dal latte, che lo contengono come ingrediente, le carni conservate, che non è solo quella in scatola, e le carni rosse, misura minore le carni bianche, misura ancora minore del pesce, favoriscono tutte e tre le principali cause di morte in Occidente, che sono malattie cardiovascolari, tumori e diabete. Allora, che si può mangiare con la celiachia? Tutti gli alimenti che sono naturalmente senza glutine. E allora non ho bisogno di informazioni particolari. Insomma, le regole sono un po' rigide e contemporaneamente semplici quando ci prendi l'abitudine. E cioè, le pentole esclusivamente dedicate al senza glutine. Attenzione alle posate che passano da una pentola all'altra. Gli utensili senza di legno che devono essere esclusivamente senza glutine. Le mollichine di pane che non devono andare lì dove mangiarci, insomma, tante piccole cose che poi fanno la differenza a favore della persona. Quindi, informazioni particolari relativamente. Gli alimenti dietetici sono quelli che per legge vengono regolamentati dal Ministero della Salute e che vengono dedicati a persone che hanno particolari problemi di salute. Questo non vale solo per i celiaci ovviamente, ma vale anche per chi ha diabete, chi ha insufficienza renale, eccetera, eccetera. Sono controllati quindi dal Ministero della Salute e sono alimenti in cui il glutine viene sostituito con la tecnologia, quindi la pasta, il pane senza glutine, la pizza, quello che volete. E il vero problema però dipende dagli alimenti trasformati, che è lì il punto. E qui c'è il vero passo in avanti enorme che ha indotto l'Associazione Italiana Celiachia, che è quello del prontuario, perché il prontuario permette al celiaco una rapida e facile consultazione degli alimenti sì e no, diciamo. Alimenti a rischio, vedete qui, c'è una cosa, questa qui dell'ostia per la comunione, che ha anche una valenza sociale, se vuoi, perché anche il celiaco ha il diritto di fare la comunione. E quindi comunque la si pensi, quindi insomma questo è un discorso un po' delicato. Questo anche sono alimenti un po' insospettabili, e ovviamente le gomme, cioè un po' tutti questi non contengono apprezzabili quantità di glutine, e anche i superalcolici che derivano da substrati come l'orzo, eccetera. Il problema è che comunque, a prescindere dalla celiachia, vanno evitati o perlomeno ridotti. Faccio alcuni esempi. Il glutammato è una eccitotossina, vuol dire che stimola talmente tanto i neuroni che letteralmente li brucia. Il fruttosio è una trappola biochimica, perché viene utilizzato senza insulina e quindi non aumenta la glicemia, quindi soprattutto i diabetici avevano trovato negli anni 80 il modo di fregare il diabetologo. Però il diabetologo poi ha inventato l'emoglobina glicata e ha scoperto che lo zucchero, perché il fruttosio dà origine anche al glucosio, si lega dappertutto. Il mio professore diceva che il diabetico è un uomo dolce, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Si lega dappertutto, anche all'emoglobina. E siccome l'emoglobina sta dentro i globuli rossi che campano 3-4 mesi, la glicemia è una fotografia istantanea di come va il diabete. Cioè oggi c'hai 140, 300... 40, quello che è. E invece la emoglobina glicata è una fotografia di come va il diabete nei 3 mesi precedenti. Quindi il diabetologo t'ha fregato. Perché i diabetici facevano i bravi la settimana prima di fare le analisi. venivano tutto a posto e il diabetologo non si cambiava niente. Invece poi. E poi vabbè. I superalcolici, non vi dico quello che fa l'alcol, è meglio non saperlo.
Oh, qui ci avete le varie diciture sul contenuto anche di glutine. Queste 20 parti per milione vuol dire 1 mg di glutine in 1 kg di prodotto. Avete capito? Meno di 20 parti per milione si dice che è senza glutine, quindi è un prodotto che va bene per tutti. Questa dicitura qua, very low gluten, io sinceramente non l'ho mai vista in Italia. È una dicitura che è utilizzata un pochino di più nei paesi del centro nord Europa, Germania e poi su Danimarca, Svezia. E loro hanno messo questo intervallo tra 21 e 100 parti per milione. Magari in Italia potete trovare queste diciture. Può contenere tracce di glutine, glutine indicato tra gli ingredienti. Anche qui dipende un po' dalla sensibilità personale. C'è il povero Fabrizio che mi va davanti, poverino, che mangia una molecola di glutine e ce la ritroviamo un mese, fino a un mese dopo. E ci sono altri celiaci che mangiano questo intervallo di glutine e magari hanno un leggero mal di testa, poco più. E poi sicuramente sopra le 100 parti per milione non è idoneo al consumo per i celiaci, mentre ovviamente gli altri non c'hanno. Fate pure domande, non c'è problema. Oh, le trasgressioni volontarie alle regole dell'alimentazione senza glutine sono sicuramente da evitare, sono da sconsigliare, ma in teoria anche da vietare. Però sapete, se io sono un adolescente, una quindicenne che esce con la ragazza, mangia la pizza, devi chiedere la pizza diversa, magari devi andare in quel negozio lì, in quel locale lì, e il ragazzo può sentirsi in imbarazzo e trasgredire anche volontariamente, col rischio poi di ricominciare tutto da capo. Però le trasgressioni involontarie sono possibili e a tanti può succedere, insomma, di sbagliare la scelta così involontariamente del prodotto, oppure di incappare, vado su un'autostrada, mi fermo più o meno a caso e incappo in un prodotto che mi hanno detto essere senza glutine, poi in realtà è contaminato, insomma, può succedere. Allora, sicuramente gli alimenti commerciali, che vedete qua indicati, i cereali originariamente senza glutine, gluten free, però successivamente contaminati. È il discorso che facevamo dell'avena, ma vale, vi dicevo, per il riso, il mais, la quinoa e quello che volete. Prodotti contenenti amido di frumento, ad esclusione di quando trovate l'amido di frumento deglutinato, nei prodotti per celiaci più moderni trovate questo ingrediente, che dà un sapore decisamente migliore, una palatabilità decisamente migliore. E questa storia del deglutinato deriva da un esperimento congiunto tra le università di Bari e di Napoli. Allora, quelli di Bari hanno trovato che facendo il pane con lievito madre, come si faceva anticamente, cioè facendolo lievitare 24 ore con lievito madre e somministrandolo poi ai celiaci, questi non avevano problemi. Si sono fatti gli esami endoscopici e non c'erano problemi. Allora si è fatto l'esperimento con l'Università di Napoli, dice vabbè, facciamo i muffin con questo amido di frumento deglutinato e diamoli agli adolescenti. E sono stati bene, non hanno avuto problemi. E da qui poi l'introduzione su larga scala, industrialmente. Però se non c'è scritto deglutinato, non lo prendete. Quindi sostanzialmente attenzione alle contaminazioni. Scusi, ma farmaci integratori possono ottenere? Sì, anche se la legislazione ti dice che sull'etichetta devono essere presenti tutti gli allergeni in quel prodotto, devono essere indicati tutti gli allergeni in quel prodotto. In molte etichette nutrizionali, non solo degli integratori, vengono riportati o tutti la lista degli allergeni, quindi glutine, frumento, crostacei, quello che è, noci, nocciole, oppure vengono messi in grassetto. Anche negli integratori può succedere così. Un po' più difficile perché le industrie, diciamo, più farmaceutiche ci fanno più attenzione e lì loro hanno da rispettare dei parametri diversi da quelli alimentari, che sono più stringenti. Allora, le problematiche nutrizionali le vedete qua, un apporto subottimale di fibra, ferro, vitamine gruppo B e calcio. Questo dipende, deriva soprattutto dal fatto che il celiaco, magari non tutti,
tendono a delegare all'industria alimentare del settore gran parte della loro alimentazione. Invece bisogna riscoprire l'alimentazione naturalmente senza glutine. In quel modo voi avete sopperite perlomeno la carenza di fibra e avete le vitamine, anche del calcio. C'è il porto eccessivo di zuccheri semplici e grassi saturi, sempre per lo stesso motivo. Grassi saturi gioco forza, perché il glutine, siccome è un importante fluidificante del meccanismo di produzione dei vari biscotti, eccetera, quando voi non avete più il glutine, o inventate un sostituto o andate a prendere il burro, non è che avete grandi alternative, o l'olio di palma. L'olio di palma ha la stessa composizione del burro, siamo lì. Predisposizione alle patologie metaboliche? No, non è vero. Non è vero che la celiachia predispone all'ipercolesterolemia, al diabete, alla sindrome metabolica, non è vero. Può succedere che le due cose combinano, ma non è che la celiachia fa venire il diabete, o quello che è, o l'infarto. Questo è vero, invece, l'apporto eccessivo di possibili contaminanti come le micotossine. Le micotossine, questo succede anche per gli altri cereali. Le micotossine sono dei prodotti del metabolismo di certi funghi del genere Aspergillus, che sono potentissimi epatocancerogeni, e quindi una partita di mais che ti si presenta in questo modo qui la prendi e la butti con grandissimi danni economici. Vabbè, le micotossine sono un discorso molto ancora dibattuto, poco approfondito. Io ho fatto un master sulla celiachia un paio di anni fa, e una mia collega di master fece la tesi sulle micotossine, ma trovò molta difficoltà a mettere insieme la bibliografia, quindi vi so dire poco, insomma. Su questo argomento io ci tengo tantissimo. Questa è una cosa importante che ha riguardato la mia tesi di master sulla celiachia, cioè il rapporto che c'è tra la salute dell'intestino, quindi in termini di composizione della flora batterica intestinale, la celiachia e le problematiche articolari come l'artrite reumatoide. Allora, qui vedete la composizione del microbiota intestinale, cioè di tutti i vari microrganismi. Noi abbiamo più microrganismi, batteri, dalla bocca all'ano di tutte le cellule umane messe insieme. Pensate che solo nel cervello ci stanno 100 miliardi di cellule, che sono il numero di stelle della galassia. Ognuno di noi ha 100 miliardi di cellule, però noi abbiamo più batteri dalla bocca all'ano di tutte le cellule umane. E quando studiamo un ecosistema, e quello dell'intestino umano non fa differenza, lo si studia per struttura e funzioni. La struttura, vedete qua, 10 alla 11, 10 alla 12 microrganismi per ogni millilitro di contenuto liminale, vuol dire uno con 12 zeri dietro, per ogni millilitro di contenuto dell'intestino. È stabile nell'adulto, mentre è molto variabile nei neonati, e questo dipende anche da come si nasce, se si nasce in maniera naturale o se si nasce per via cesarea. Il parto cesareo predispone alle malattie autoimmuni. Sapete già tutto, ammazza, vedo che la gente annuisce, che bello. Funzioni, protezione contro i patogeni, digestione di nutrienti, vitamine, angiogenesi, questo è importante. Evoluzione del deposito di grasso. Voi non dimagrite finché non mettete a posto la flora batterica intestinale. Tutti i miei pazienti passano obbligatoriamente per una cura di probiotici. Qui ci vedete, allora vi leggo, allora, queste qui, le barre nere sono le persone sane, le barre grigie sono i celiaci che stanno a dieta, senza glutine, le barre bianche sono i celiaci che non stanno a dieta, che magari sono state appena trovate. Allora, qui c'è scritto gram positivo, allora questi sono i batteri buoni nell'intestino, questi sono i batteri cattivi. Questa barretta qua sopra indica che la differenza tra le persone sane, il contenuto di batteri buoni nell'intestino delle persone sane e delle persone celiache non trattate, che non seguono la dieta, è statisticamente significativo. Vuol dire che l'alterazione ha una rilevanza sostanziale. Cioè, i celiaci che non seguono la dieta hanno un contenuto di batteri buoni nell'intestino molto più basso delle persone sane. Mentre nei batteri negativi, nei batteri cattivi, non c'è differenza. Questo invece è il rapporto tra batteri buoni e batteri cattivi. Vedete che la differenza è statisticamente significativa anche per le persone che seguono la dieta. Questo vuol dire che la dieta senza glutine non è in grado di ristabilire la corretta composizione della flora batterica intestinale.
Come si fa a ristabilire la corretta composizione del foro batterio intestinale? Con le preghiere? No. Probiotici. Bisogna prendere i probiotici, obbligatoriamente, integratore. Basta che mangi la frutta e esiste tutta la sera. No. Basta che mangi la frutta. No. Devi prendere, l'alimentazione seleziona la flora batterica intestinale del residente. Se tu sei onnivoro, selezioni questi tipi, batteri negativi. Se sei vegetariano, vegano, con varie combinazioni, favorisci la flora batterica intestinale buona, ma non è che ce la metti. Io penso che mamma che solo queste cose qua si stabilisce la sera, perché il corpo si adoga, lo guarisce, io penso che lo devi mettere. Se mangi male. Lo devi mettere, ce la devi mettere. Neanche con digiuno. Ancora meno. Eccolo qui. Sempre punti di vista, che certo lo dice invece. Chi? Certo. Se fai dei digiuni a far parte di vista, sono punti di vista. Ok, la prima vista è la verità, però basta vedere le persone. Se la persona ha la ciliegia, mangia solo frutta, la risana, salute, un po' di medicinale. Io penso che è importante dare una giusta alimentazione, e il corpo si guarisce, anche da questo. La flora batterica intestinale la devi metterci, cioè la devi mettere, perché la flora, gli alimenti ricchi di l'alimentazione ricca di vegetali, io sono vegano, ha un'azione prebiotica, cioè favorisce, ma magari gli altri non lo sanno, alcalizzante, una cosa per volta, favorisce la flora batterica intestinale residente, ma non è che ce la mette. Tu c'è, ma non andare di giustizia. Sì, ma tu quello lì sta male subito, la devi curare. Una persona la devi curare. Sta male subito, vuol dire che su stile di pizza che ho capito, ma è celiaco, la devi curare. Gli devi mettere la flora batterica. Ce lo devi mettere. Alcalinizzazione del sangue, non dell'organismo, L'intestino deve essere acido, se no favorisci i batteri negativi. I batteri buoni crescono in ambiente acido. Il sangue deve essere alcalino, non l'intraorganismo. Attenzione, l'alcalosi è pericolosa come l'acidosi. Mentre il parto cesareo favorisce le malattie autoimmuni e la celiachia, in questo caso stiamo parlando. Allora, se uno nasce in maniera naturale, che succede? Soprattutto se tutto va come deve andare. Che il bambino con la testa passa attraverso la vagina. La vagina non è sterile. La vagina contiene i lactobacilli, i batteri buoni nell'intestino, una parte dei batteri buoni nell'intestino. Quindi se io passo con la testa attraverso una roba piena di batteri, la testa c'ha la bocca, io me li mangio e vanno giù nell'intestino e già cominciano a lavorare, che l'intestino nasce sterile. E che succede? Che se io ho i batteri buoni nell'intestino, i batteri buoni nell'intestino fanno la scuola al sistema immunitario. Quindi quando io più avanti nella vita mi metto a contatto con il glutine, io ho tutto l'equilibrio TH1, TH2, TH17, e tutto funziona bene. Se io nasco cesareo, che succede? Che la mamma viene aperta. È questo. Prendi il pupo e lo tiri fuori. Il pupo dove viene a contatto? Arrivo. Con che viene a contatto? Con la flora batterica della pelle, che è fatta di stafilococchi, che sono negativi, cattivi. Non solo. La camera di parto, la sala parto, dovrebbe essere sterile, dovrebbe, però i batteri dell'ospedale hanno l'armatura. Quindi che succede? Che tu prendi i batteri della pelle che sono sbagliati, più quelli dell'ambiente, più quelli della gente che ti arriva addosso, e succede questo qua, che l'equilibrio tra i vari, cioè, tra le varie cellule del sistema immunitario non si stabilisce e te la porti dietro fino a 7, 8, 10 anni d'età. E quindi più avanti nella vita, quando arriva il glutine, che è un potentissimo stimolo infiammatorio, attivatore del sistema immunitario, succede il disastro. E c'hai le malattie autoimmuni nell'intestino, non solamente, la tiroide, le articolazioni, la schizofrenia, quello che fa. Di. No, io volevo sapere una cosa, ma ci sono varie categorie di intolleranza al glutine, oppure, cioè, ogni persona ha una sensibilità, oppure è una unica che... Uno può reagire il corpo in una maniera, altri un altro. Allora, cioè, io come dico, ci sono nato con l'intolleranza al glutine, ho 38 anni, è male se ho trovato, cioè, avevo 6 mesi di vita. Meno male. Meno male. Io ci sto attento, però qualche volta non è che sto a guardare.
non è che guardo tutto quanto, cioè nel senso che non sono tanto bravo, riesco a certe cose. Però non fisicamente, oppure anche cioè, personalmente non sto male, mi sento debole, tutte le cose che sono veloce lì. Quindi allora cortesia. Sì. Allora, tutte le domande magari rimandiamole dopo la conferenza, perché il dottor Paolo Bianchini sarà comunque disponibile a rispondere. Siamo in ritardo, devo accelerare un po'. Siccome dopo abbiamo altre conferenze, lo facciamo finire e così dopo qui fuori avete tutto lo spazio e il tempo per poter fare delle domande. Ok, grazie. Il senso è che la celiachia poi c'è la sensibilità al glutine, la celiachia silente, un po' diverse. Ci sono diverse forme e ognuno un po' c'ha la sua sensibilità, ma la celiachia è la celiachia. Eccolo qui. Allora, qui andiamo veloce per dire che se il sistema immunitario funziona bene, nelle articolazioni non c'è nessuna reazione. Se ci sono tutti questi casini che dipendono da stafilococchi vari eccetera, si creano degli antigeni nell'intestino che reagiscono con quelle delle articolazioni e ci avete altri dermatomi. Allora, la scelta di alimentazione vegetariana implica un ripasso, anche per me, implica la eliminazione di ogni alimento di origine diretta animale, quindi vari carni, pesci, salumi eccetera. Mentre i vegani escludono anche quelli indiretta derivazione animale. Però i vegani non si limitano solamente all'alimentazione, ma fanno un discorso a 360 gradi, perché per ottenere la pelle della cintura, la pelle viene da qualche parte, insomma. E così anche per le scarpe e quello che volete. Quindi si estende a un stile di vita senza crudeltà. Cosa mangio? Qui lo so che non leggete, però era per dire che c'è un sacco di roba. Se scegliete una lettera a caso ve la leggo io. La B. La B. Barbabietola, borragine, birra, bietola, birra, madonna, non l'ho vista. Basilico, broccolo, barba di frate, banana, budino di riso di soia, bulgo, bacche di goji. E forse non sono neanche tutte. Le bacche di goji, piccolissima parentesi, sono gli antiossidanti mangerecci più potenti che ci sono. Subito dopo ci sono i mirtilli, però c'è un divario enorme tra i due. Che è? Dopo. Sì, grazie. Allora, qui c'avete le piramidi. Allora, i nutrizionisti sono fissati con le piramidi, non perché ci paga il Cairo, ma perché la piramide ci permette di dire che quello che è alla base è dobbiamo mangiare in maggiore quantità e più spesso, quello che è in punta meno quantità e meno spesso. Allora, vedete che i vegetariani, secondo me, tanti, fanno l'errore di mangiare tanti latticini, latte e derivati del latte. È un errore grandissimo, dopo vi spiego perché. Non mi fate domande sul latte fino a questo. Qua c'avete la piramide vegana che al di là della distribuzione degli alimenti, io vi faccio notare che è colorata. L'alimentazione deve essere a colori. L'unico colore che non deve essere mai presente sulla tavola è il bianco. Il bianco! Chi l'ha detto? Il bianco. L'unico bianco ammesso è la ceramica. La mangi la ceramica? È indicato per i bambini, sì. Vedete che questi bambini sono già avanti allo svezzamento. Energia. Assolutamente paragonabile a quelli degli onnivori. Però nella celiachia, siccome ci vogliono dai 6 mesi ai 2 anni per ristabilire l'integrità e non bastano magari. Ecco perché non basta l'alimentazione. Ci vogliono 2 anni per rimettere a posto l'intestino, ci avete dopo che l'intestino riparte, ci avete l'aumento di peso, in parte perché avete mangiato la roba industriale e in parte perché l'intestino funziona, quindi è un bel segno. Qui ci avete gli alimenti proteici, ho messo la soia, i derivati, qui c'è questo il tofu, questo è il tempeh. Chi è che ha mangiato mai il tempeh? Non ha mangiato il tempeh? Oh, meno male. E qui ci avete i legumi, quindi chi sono i legumi? Ceci, fagioli, piselli, grano saraceno, grano saraceno. No, non c'è niente. Papilionace. Dal punto di vista nutrizionale non ce l'ho.
Lupini, bravi. Chi ha detto lupini? Non l'ho visto. Ciccerchia. Oh, qui c'è delle fonti di calcio, perché poverini, i vegani non ce la fanno col calcio. Vegetariani e vegani. Allora, è vero che nella letteratura ci avete meno quantità di calcio mangiato, però se ci avete un miglior controllo nel sistema tampone, il bisogno di calcio si dimezza. Pensate che nei LARN, negli ultimi LARN, il bisogno di calcio è stato anche aumentato. Prima era, per la popolazione italiana, era 800 mg al giorno, oggi siamo a 1000-1200, così come le tabelle americane. Vabbè, qui c'avete tutte le fonti di calcio. Lo zinco, fondamentale lo zinco, per le funzioni della membrana cellulare, e per il sistema immunitario, l'interazione proteine DNA. Però se gli cereali integrali li fate fermentare, l'assorbimento di zinco e anche di altri metalli migliora. Però nel bambino, questo soprattutto nell'adulto, che ormai c'è tutti i sistemi belli funzionanti, ma nel bambino l'adattamento non è noto, per cui può essere necessaria un'integrazione da valutare. Ecco. L'ore della manica, la carenza di zinco colpisce particolarmente i maschietti, perché vedete l'impotenza, l'ipospermia, l'alopecia, disturbi del comportamento, la cecità, eccetera. Il ferro, quante ragazze ci stanno qui celiache, no scusate, indipendente dalla celiachia, vegane, che hanno risolto l'anemia con la dieta vegetariana vegana, vedi? In tutti gli studi però l'assunzione di ferro è inferiore agli onnivori, però l'anemia non c'è. L'anemia non c'è. Nonostante l'assunzione di ferro sia inferiore, l'anemia nella popolazione vegetariana vegana non c'è. Ma penso che tramutano gli elementi, si trasformano. Sì. La vitamina C aiuta l'assorbimento di ferro e anche la vitamina A. 3 minuti, arrivo. La lievitazione del pane, vabbè. B12, non mi fate domande sulla B12, non finiamo più. State tranquilli perché ce la fate, eh? Perché nel fegato avete 1000 volte i depositi di B12 che vi servono quotidianamente, e la B12 è sottoposta a circolo enterepatico, vuol dire che la bile la butta nell'intestino e poi l'intestino la riporta al fegato. Vabbè, qui in gravidanza e adattamento probabilmente c'è bisogno di integrazione. La fibra e flora, quello che vi dicevo prima, che la fibra nutre la flora batterica intestinale giusta, ma va, bisogna che ce la mettere. Ma vedete che c'è un ruolo fermentativo di abbassare il pH dell'intestino, giustamente. Mentre aumentando la massa fecale diluisce la presenza di eventuali carcinogeni e diminuisce il tempo di contatto tra il carcinogeno eventualmente presente nella pappa e la mucosa assorbente, quindi lo assorbite più difficilmente. Insomma, finendo celiachia, cioè senza glutine, più vegan uguale salute. Grazie per l'attenzione.